Nel ringraziamento per il piacere naturalmente la signora Giunzia Berti e la signora che di fatto poi ha fatto la trade union dall'ufficio stampa del comune la detta stampa e parli della mia. E adesso siamo arrivati naturalmente al presidente Francesco Leonini, che naturalmente lui che è una relazione stramata, dicevamo prima, da padre e figlio sicuramente sarà a Cimello come mai e come è assai bello che tu abbia riportato l'altra volta la fiera alla battaglia. Buongiorno, benvenuti alla presentazione della nuova fiera di Bagnaglia, della mostra del calo della Martire, organizzata da questa nuova associazione Fiera di Bagnaglia, e si terrà il giorno 18, 9 e 20 giugno. Per prima cosa vorrei ringraziare tutti per essere intervenuti, grazie in particolare al sindaco che non è presente ma ci ha permesso di essere qua e di realizzare appunto questo appuntamento. Vorrei ringraziare il presidente della Confesercenti per la sua esperienza nel marketing e nella realizzazione degli eventi, ci sta aiutando particolarmente. A tutti ciò che ci hanno sostenuto, non vorrei dimenticare qualcuno, ma permettetemi un ringraziamento particolare. Il nostro assessore, nonché amico. Vittorio, che ci sta dimostrando molto sostegno pratico, ma soprattutto morale, e dimostra un interesse particolare ogni giorno nel paese. Io sono sicuro che insieme a Stefano, a Fabio, a Alessia e a Fernanda riusciremo a riportare a Bagnaglia una manifestazione che per molti anni è stata un punto di riferimento e di ritrovo con molti agricoltori e agricoltori di una buona parte d'Italia. Io questo giorno per me è molto particolare perché ho avuto la fortuna e l'onore di essere figlio il nipote uno degli organizzatori di questa fiera, l'hanno portato al successo e l'hanno resa la moda di tutti gli altri. È per questo che ho accettato con piacere la carica di presidente della fiera e questa soluzione nuova, Fiera del Bagnaglia, nata per caso da un incontro al bar con il mio ormai amico Stefano, dove io raccontavo casualmente i miei interessi, i miei ricordi di questa fiera e vedevo Stefano molto interessato nell'ascoltare questa cosa. Però pensavo tutto finisse là sinceramente, invece poi il giorno dopo mi si presenta al negozio e mi dice Francesco dobbiamo parlare, oddio dico ho capito tutto. E abbiamo cominciato lui a invogliarmi, a cercare le nuove persone valide per affrontare questa esperienza e le prime riunioni, le prime disaccordi, i primi disappunti, però alla fine eccoci qua, pronti a realizzare questo sogno. E sicuri di ridare tutto a Bagnaglia, a Viterbo e tutta la luce in generale è qualcosa di veramente grande, di veramente bello, che è la fiera di Bagnaglia. Grazie al presidente Francesco Gherubini delle sue parole e della sua promozione, però Francesco io quello che faccio lo faccio perché sono deputato a farlo e se posso l'amministratore pubblico, se può fare qualcosa lo deve fare, sempre nella legittimità più assoluta e più piena. Quindi ti ringrazio veramente dal profondo del cuore delle parole che hai avuto nei miei riguardi. Non sono convinto di meritarlo, però comunque ti ringrazio veramente di cuore. Adesso per passare naturalmente la parola alle due signore, che poi sono state le organizzatrici, diciamo, dell'evento, sono quelle che diciamo stato il cuore pulsante dell'evento, che sarebbe Fernanda Maria Ferrazzani e Stefania Chiarelli. Grazie. Alessia Polito. Il progetto dell'edizione 2010 della mostra Mercato degli Animali di Cortile di Bagnaglia nasce dall'idea di far rivivere questa antica fiera rurale che da oltre 30 anni fa storia a Bagnaglia, mantenendo la sua identità tradizionale, ma sicuramente rilanciandola verso un orizzonte più attuale ricercato. Nei due ettari di parco dello spazio turistico di Strada Piana del Cerro ospiteremo tanti allevatori delle precedenti edizioni,
unitamente a tanti nuovi, tutti accomunati però da un unico intento, il rispetto verso gli animali. Tutti gli esemplari presenti in fiera, infatti, sono stati cresciuti e selezionati in un ambiente adeguato, da appassionati che esporranno i loro migliori capi da ornamentali, pavoni, particolari e coloratissimi pollinari, conigli da compagnia e d'aglia, esotici, pappagalli, pesci, tartarughe. Inoltre abbiamo dei laghetti attrezzati dove ospiteremo ovi, cigni e anatre acquatici di ogni razza e piumaggio e anche delle carpe koi. Gli animali saranno veri protagonisti insieme ai bambini. Infatti abbiamo creato per i giovani visitatori tante zone ludiche dove guidati da un forte gruppo di animatori, tra cui la Sineria Lori, la fattoria didattica del Giardino di Filippo e la scuola di addestramento cani Mi Fido di Te, avranno l'opportunità di conoscere e interagire con asini, cani, pony e tanti altri animali da cortile. Abbiamo appostato a questo una zona vivaistica dove ospiteremo veri e propri creatori che esporranno piante antiche e moderne, donando al contesto colori e profumi eccezionali. Un'altra zona è dedicata ai prodotti tipici provenienti da tutta Italia oltre che dalla Tuscia. Abbiamo miele, olio, formaggi, salumi, dolci e vini che insieme alla ristorazione del Bar Maxim di Bagnaia e all'Andrews Pub garantiranno la presenza dell'ottimo gusto. Non mancherà lo spazio dedicato ai prodotti artigianali artistici, dove tra legno, ferro battuto, pietre, cuoio, stoffa e tanto altro vedremo un'esposizione per i manufatti italiani provenienti da materiale grezzo. In fiera spazio anche alla creatività, con il concorso fotografico Camperlaia, tutto dedicato agli animali da cortile, di cui vi parlerò dettagliatamente dopo con la mia collega Fernanda. Particolare attenzione anche all'antiquariato, con una mostra dedicata ad antiche macchine agricole e non deluderemo chi, come di consueto, verrà per acquistare ed avere informazioni sui prodotti della zootecnia, il giardinaggio e l'agricoltura. In aggiunta troveranno anche librerie di settore e prodotti per la bioenergia. Infine, gli appassionati di calcio potranno seguire sul maxi schermo la partita dei mondiali che si giocherà il 20 a sera per il campionato del mondo Sudafrica 2010. In poche parole, la nostra fiera è stata progettata per essere visitata con soddisfazione da tutti, non a caso la scelta di mantenere a soli 3 euro il biglietto d'ingresso. Abbiamo investito in una massiccia pubblicità, anche con il sostegno di importanti testate radiofoniche, con l'intento di interessare una fascia ampia di pubblico e lo scopo di regalare un pezzettino della nostra bella Tuscia a tutti i turisti che verranno in fiera. Con un riconoscimento particolare a Bagnaia, che da sempre è un nome associato a questa bella fiera di animali da tutti. Io anche vorrei ringraziare tutti, adesso vi parlo in brevissimo tempo del concorso fotografico, però un ringraziamento particolare va ad Alessia perché veramente è stata il motore di tutto quanto e si è occupata di tutti gli espositori e quindi è stata veramente una pietra miliare insomma della fiera. E vi parlo del concorso fotografico, Camperlaia. Ci è venuta questa idea di affiancare alla fiera comunque anche qualcosa di artistico, a parte perché comunque ci siamo sempre occupati di cose artistiche, parlo per me, parlo per Stefano, insomma così, e quindi ci piaceva che oltre alla tradizione diventerà anche qualcosa di artistico. Negli anni passati ad esempio è presente anche in sala dell'ingegner Capetti e comunque manifestazioni artistiche sono state fatte nello stesso luogo, insomma nello stesso spazio pianistico. Quest'anno ovviamente partiamo con un po' di fondi, perché i fondi che c'erano a disposizione sono andati tutti per la buona riuscita della fiera, ecco. Però insomma siamo fiduciosi che poi nei prossimi anni questa parte della fiera, il Camperlaia, venga cresca e la cosa importante è che è aperta a tutti, non è aperto solo a persone del settore, quindi a fotografi, ma anche i bambini ad esempio possono partecipare e le foto verranno giudicate secondo tre aspetti, che è quello tecnico, che è quello tecnico comunque ci aiuterà Paolo Manganiello che dalla parte tecnica insomma è un esperto, e invece per la parte mediatica ci aiuterà il nostro ufficio stampa a giudicare le foto, che Cinzia Belli, anzi la ringrazio anche a lei del lavoro che ha svolto in queste giornate, e poi ci sarà una parte emozionale perché comunque vogliamo proprio dare questo importo, quindi l'amore verso gli animali e questo giudizio sarà proprio fatto da noi degli organizzatori della fiera. Più di questo non so che dire, partecipate in molti, la scadenza è il 16 di
ci sono dei premi, ci sono dei premi simbolici, quest'anno saranno il primo premio, ad esempio, un buono spesa che ci ha offerto